Sua Eminenza Francesco Cocco Palmerio, Cardinale di Santa Romana Chiesa, ospite a Padova degli Ordini Mauriziani, in un'occasione particolare. Oggi al Santo in Basilica si celebreranno i 2 anni all'elezione del pontificato di Papa Francesco. Gli chiediamo un primo bilancio, se possiamo permettercelo, di questi 2 anni di pontificato, Eminenza. Un bilancio breve è impossibile, però si possono dare del Papa Francesco alcuni tratti, quelli che mi colpiscono di più. Recentemente io ho detto che Papa Francesco ha l'ermeneutica della persona. Cosa intendo dire? Ermeneutica significa interpretazione, significa modo di giudicare, modo di vedere la realtà. E quando dico ermeneutica della persona, intendo dire che lui vede e giudica la realtà attraverso la persona. In altre parole, lui mette la persona davanti e tutto il resto viene visto e giudicato attraverso questa, potremmo dire, visuale. E per lui tutte le persone sono amabili, le persone buone e le persone non buone soprattutto. Non è che con questo lui giustifichi la non bontà di una persona, ma amando la persona cerca di capire anche questi aspetti di non positività, arriva sempre al perdono. Lui ripete tante volte: Dio perdona sempre. E certamente questo è anche il suo atteggiamento. Questo l'abbiamo sentito molto forte nel Sinodo dei Vescovi, che ha continuato a ripetere: dobbiamo affermare la dottrina, giudicare il bene e il male dove si trovano, però anche se una persona si trova in una situazione negativa, illegittima, deve innanzitutto destare la nostra attenzione come persona. E se per esempio noi scopriamo che in questa persona ci sono degli elementi di positività, e dobbiamo metterli in luce, anche se, si ripete, questa persona può essere non in situazione approvabile. Quindi la persona, io direi che questa è una caratteristica del Papa. E lui dice: quando vi relazionate con le persone, specialmente con quelli più poveri, più bisognosi, stabilite un contatto, guardatevi negli occhi, lasciatevi toccare, specialmente da quelli che sono più bisognosi, magari che non attirano la nostra compiacenza, lasciatevi coinvolgere. Ecco, questo è piccola parte del Santo Padre. Papa Francesco è indubbiamente un papa che sorprende tutti, popolarissimo, il numero di milioni di presenze in Piazza San Pietro per l'udienza generale in altre occasioni e anche per la familiarità con cui tratta i fedeli, e sono rimaste proverbiali le telefonate del Papa, una recentissima qui a Padova a Monsignor Pasini, che è stato direttore della Caritas. Ecco, certamente non è usuale che un Papa telefoni. Lei che cosa ne pensa, Eminenza? Mi rifaccio a quello che dicevo prima: se una persona vuol bene veramente a un'altra persona, trova tutti i modi per contattarla, per stare insieme, per parlarle, per ascoltarla, e la telefonata è uno di questi mezzi. Mi ricordo che quando ho telefonato a me per la prima volta, io alla sede del mio dicastero per i testi legislativi, lui doveva darmi una risposta, ha telefonato, l'usciere era tutto agitato, dice: c'è il Papa al telefono. E effettivamente anche per noi, che adesso siamo abituati alle sue telefonate, era qualcosa di emozionante, di inusuale, e quindi emozionante ricevere una telefonata dal Papa. Comunque, e fa parte del suo voler bene alle persone. Di non nascondersi dietro insomma, un paravento, no, lui i paraventi non li vuole, è diretto.
Ecco, lei è stato, se non sbaglio, creato cardinale dal precedente pontefice, da Papa Benedetto, e come responsabile del Dicastero Vaticano, che si occupa anche dei testi legislativi, si attribuisce a lei aver pensato all'attribuzione del titolo di Papa Emerito, di Vescovo di Roma Emerito, così come i Vescovi, quando terminano il loro mandato per età, vengono chiamati Vescovi Emeriti, così si dice, è stato il Cardinale Cocco Palmerio a suggerire di chiamare il Papa Benedetto Papa Emerito. È così, Eminenza? Dunque, adesso la storia è più complessa, ma effettivamente il titolo di Papa Emerito è quello che più spontaneamente corrisponde al Papa che ha dato le dimissioni, cosa eccezionale, non è quasi mai avvenuto nella storia. Comunque, come lei dice giustamente, come si parla di Vescovo Emerito, così si può spontaneamente parlare di Papa Emerito. Non siamo abituati a questa edizione, appunto perché non è un avvenimento di tutti i giorni, ma ci abitueremo, come non eravamo abituati a vedere due diciamo pontefici con presenti, due vestiti di bianco nello stesso tempo, due santità, e però ci abituiamo, e quindi la dizione Papa Emerito è quella che corrisponde di più alla prassi normale di questi casi. Papa Francesco recentemente ha detto: il mio sarà un pontificato breve, ma lo vediamo in ottima salute e gli auguriamo ad multos annos, certamente. Come sta Papa Benedetto XVI? Papa Benedetto, direi che sta bene. Io l'ho visto, per quanto da lontano, il giorno della creazione dei nuovi cardinali. L'ho visto bene. Altri che lo frequentano più da vicino dicono che sta bene. Credo che aver lasciato un peso così come quello del pontificato diretto è veramente qualcosa che ti ridà le energie e ti ridà anche la salute. Papa Francesco sta bene. Io non so perché abbia detto quello, perché non posso interpretare il suo pensiero, ma lui è anche spontaneo, qualche volta viene fuori a dire anche delle cose non precise, no? Il fatto di dire mi è appuntato solo breve lo possiamo interpretare con: beh, non sono più giovanissimo e quindi non avrò 50 anni davanti a me. Io penso che si possa interpretare così, ma certamente lui non ha intenzione di dare le dimissioni, non ne ha motivo, e quindi poi noi non glielo permetteremo. Eminenza, l'abbiamo vista molto interessata dopo la celebrazione, durante la visita alla Basilica di Santa Giustina. Lei è stato per molti anni vescovo in Lombardia, tra Lombardia e Veneto c'è un legame storico molto stretto, lei sicuramente conosce il Veneto. Che ricordi ha di Padova e del Veneto in generale? Guarda, di Padova, qualche volta che sono venuto per motivi soprattutto scientifici, di studio, anche della mia materia che è il diritto canonico, e del Veneto sì, una grande simpatia. La storia, soprattutto la natura, è bella nel Veneto. E poi ultimamente anche ho fatto delle esperienze nei luoghi della Prima Guerra Mondiale. Questo mi dà sempre una grande, grande emozione. Quindi è una terra che amo per tanti motivi, nella quale mi sarebbe piaciuto anche venire a fare il vescovo, se il Signore non avesse pensato diversamente. È stato in Basilica del Santo, naturalmente. L'ultima volta sono stato in occasione di una conferenza che ho fatto qui a Padova per l'Unione, credo fosse Lucid o
o comunque una, in un'occasione in cui sono stato chiamato per fare una conferenza sempre sulla mia materia del diritto canonico, e poi sono stato accompagnato molto gentilmente in Basilica del Santo, ospite del, tra l'altro in quell'occasione era ospite del Vescovo, il quale poi mi ha accompagnato anche in visita al Santo. Sì. Sua Eccellenza Monsignor Matiazzo lascerà la diocesi per limiti di età, è ancora giovanissimo, perché io l'ho incontrato per strada l'altro giorno, ha ancora una camminata veramente da scalatore, e quindi c'è molta attesa, ovviamente anche molta curiosità, molta attesa nel mondo dei credenti e anche non credenti per chi verrà destinato ad occupare la cattedra di San Prosdocimo. Ecco, che cosa ci può dire a questo proposito, Eminenza? A proposito di chi sarà, non posso dire niente perché non so niente. A proposito di chi è stato, ed è ancora fino al scadere del suo mandato, posso dire che io ho incontrato Monsignor Matiazzo fin dai tempi della CEI, avevamo avuto dei buoni rapporti anche sotto il profilo ecumenico, perché in quel tempo ero a Milano come vescovo ausiliare e avevo la delega per l'ecumenismo, e Monsignor Matiazzo era molto sensibile, è sempre stato molto sensibile a questo aspetto, avevamo scambiato dei progetti. E poi appunto l'ho visto una volta, dunque su in montagna, c'era un raduno di studiosi di diritto canonico, lui era venuto a trovarci, adesso non mi ricordo, Borca di Cadore. E poi appunto sono stato ospite suo l'anno scorso, e quindi i nostri rapporti di amicizia sono stati coltivati in varie occasioni. Ma vedrete che adesso quando lascerà la diocesi poi sarà molto più spesso sulle montagne, lui è scalatore, come sapete, di professione, quindi, e ci tiene molto anche a dirlo che è scalatore, quindi sono molto contento, mi fa un po' invidia perché anche a me piacerebbe farlo. Ecco Eminenza, un'ultima battuta, lei ha fatto riferimento all'ecumenismo, stiamo vivendo un momento difficile, per alcuni versi drammatico, nei rapporti tra le varie religioni, in particolare tra la religione cristiana e l'Islam. Che cosa ci può dire a questo proposito? Io non sono un competente sull'Islam, però ripeto quello che il Papa dice, dobbiamo dialogare, condannare evidentemente quegli aspetti di violenza, di guerra fatti in nome di Dio, che non credo che sia dell'Islam in quanto tale. L'Islam in quanto tale è fatto da persone che credono in Dio, che certamente sentono la necessità di amare il prossimo, di essere non violenti, e quindi dobbiamo condannare questi aspetti purtroppo anche demenziali, però non attribuirle all'Islam, perché non credo che sarebbe assolutamente corretto, e quindi dobbiamo evitare di farlo e continuare il dialogo come ci indica il Papa. Che senso ha, che significato oggi nel XXI secolo fare riferimento a degli ordini che sono nati con le crociate, quindi un'epoca completamente diversa? Ha ancora un senso che vi siano persone che aderiscono a questi ordini e che hanno come punto di riferimento fondamentale Santa Romana Chiesa e la difesa della fede? Sì, ecco, ci sono questi elementi di spiritualità che andavano bene una volta, ma in parte vanno bene anche ora, perché mantengono una validità anche oggi. Per esempio, nell'ordine di Malta, il servire i malati è qualcosa che è perenne nella vita cristiana, e quindi certamente è molto comprensibile e anche molto lodevole che ci siano delle persone, dei cristiani, dei battezzati che specificano la loro vocazione cristiana anche attraverso questa forma di spiritualità.